Buongiorno, io sono Fabio Viani e rappresento il Salumificio Viani. Siamo nel comune di San Gimignano, in provincia di Siena, dal 1997. Il nostro stabilimento è diviso in quattro reparti. Uno è dedicato esclusivamente alla produzione dei salami, tutti tipi di salame con la dominanza dei prodotti tipici toscani, quindi salame toscano, finocchiona. Un altro reparto, anche questo ha le caratteristiche toscane, è dedicato agli arrosti, quindi prosciutto arrosto, prosciutto alla griglia, aristo arrosto, tacchini arrosto, pancetta arrosto, porchette, tutto quello che viene cotto. Un altro reparto esclusivo per la soprassata, siamo abbastanza produttori di soprassata perché produciamo circa 4.000 quintali all'anno di soprassata o coppa di testa, testa in cassetta a seconda delle regioni in cui viene consumata, e quindi le facciamo anche con il peperoncino, con il prezzemolo, con il tartufo, abbiamo tante varianti. Ultimamente abbiamo incrementato molto la produzione delle salsicce, abbiamo una buona parte di questa viene esportata nei paesi europei, anche questi con condimenti, ne aggiungiamo sempre di nuovi, abbiamo aggiunto ora il tartufo, l'erba cipollina e addirittura il curry. Tornando indietro, questo stabilimento costruito nel 97, negli anni 2000, 2005, 2006 è cominciato a diventare un po' stretto, anche se erano quasi 10.000 metri. Quindi abbiamo deciso di costruire di sana pianta un prosciuttificio. Abbiamo iniziato i lavori nel 2008 e si sono conclusi nel 2011. In questo caso abbiamo avuto la fortuna di usufruire del PSR, Piano di Sviluppo Rurale attraverso la Regione Toscana, e ci siamo attivati per la progettazione e la costruzione di questo prosciuttificio. Abbiamo avuto l'intenzione, direi è stata una buona idea, di costruire questo impianto tecnologicamente avanzato per quello che ci possiamo permettere in un prosciuttificio, ma abbiamo portato a compimento questa operazione. Quindi abbiamo costruito quasi 7.000 metri di prosciuttificio in due piani di 6 metri, una cosa molto, cioè piani molto alti, però estremamente produttivi, perché abbiamo cercato di sfruttare al massimo quelli che erano i volumi disponibili. Quindi abbiamo dotato questo impianto della tecnologia più avanzata per quello che riguarda il prosciutto, e abbiamo fatto delle zone nelle quali cioè abbiamo richiesto l'aiuto di queste automazioni che servono più che altro per la movimentazione dei prosciutti. Si tratta di robot che spostano queste cosce quattro per volta e le appongono o su dei telai, delle rastrelliere che viaggiano guidovia, o su delle bilancelle, si chiamano, dove stanno sottosala. Quindi l'obiettivo era quello di creare questo impianto molto produttivo e che rispettasse la qualità della produzione. L'impianto è stato basato più che altro per la produzione del prosciutto toscano di DOP. Parentesi, noi siamo un'azienda, facciamo parte del consorzio del prosciutto toscano. Io personalmente sono stato presidente del consorzio per 5 anni e quindi abbiamo dedicato molto del nostro tempo alla comunicazione e alla diffusione del prosciutto toscano.